Ciao ragazzi, bentornati qua alle Scimmie. Oggi affrontiamo un argomento interessante. Recentemente What Science, una pagina Instagram che vi consiglio di seguire perché è interessante, pubblica tanti studi scientifici, ha fatto un post ipotizzando le quattro possibili ragioni per cui il CrossFit induca lo sviluppo di massa muscolare, quindi ipertrofia muscolare. Il dubbio qual è? Generalmente si pensa a sviluppare massa muscolare lavorando magari con bodybuilding, con 60-70% del carico massimale, quindi ripetizioni che vanno dalle 8 alle 12 a sfinimento per sviluppare il diametro trasverso della fibra muscolare. Quelli sono i canoni standard che di solito le evidenze scientifiche hanno mostrato e si è sempre fatto così. Allora, perché il CrossFit, che non usa principalmente quella metodica, induce sviluppo e crescita muscolare? Allora, prima di tutto dobbiamo valutare il livello del CrossFitter. Se è un competitor, generalmente fa anche lavori di forza, quindi lavora col weightlifting, col back squat, col front squat, con la panca, magari con 3-5 ripetizioni, per cui facendo dei veri e propri lavori di forza. Però, a parte questo, una delle possibili ragioni, e molti studi scientifici ce lo dimostrano, è l'alto volume, le alte ripetizioni. Cioè, prendendo ad esempio un Fran 21, 15, 9 thruster e pull up, Isabel sono 30 snatch con 60 kg, quindi per molti crossfitter 60 kg possono essere tanti, per altri possono essere un peso veramente leggero. Sono un volume alto, sono tante ripetizioni. Sembrerebbe, gli studi depongono a favore del fatto che l'alto volume di ripetizione, tante rep a sfinimento, portino a un aumento della fibra trasversa del volume muscolare. La seconda ragione potrebbe essere che si va a sfinimento. Ci sono diversi studi, c'era un video che ho fatto anche sul sviluppo della massa muscolare, carichi alti o carichi bassi, era il video, ve lo posto qua, andate a vederlo perché è interessante. Cosa uso per sviluppare la massa muscolare? È possibile sviluppare la massa muscolare con carichi bassi? Sì, è possibile se arriviamo a sfinimento. C'è uno studio di 3 settimane comparando un lavoro fatto col 30% del carico massimo contro il 70% a sfinimento, quindi arrivare a cedimento all'ultima rep che non riesco più a farne un altro, ha dimostrato lo stesso incremento, lo stesso sviluppo di massa muscolare. Un altro elemento è che il lavoro, gli esercizi sono costantemente variati. Cosa vuol dire? Un elemento, un pilastro cardine della metodica CrossFit è alta intensità costantemente variata, cioè gli esercizi proposti sono veramente sempre, quasi sempre diversi. Non si fa mai la stessa cosa. Un WOD di oggi non è mai uguale, non ha gli stessi contenuti del WOD del giorno dopo. Quindi cosa significa? Significa che il corpo e i muscoli non si abituano a fare sempre lo stesso lavoro, per cui se io facessi semplicemente solo trazione tutti i giorni arriverei a un plateau, per cui per andare a sviscerarmi e uscire da quel plateau, da quello stato stazionario dove non ho più stimolo, ho necessità di cambiare lo stimolo. Generalmente chi lavora solo con pull up magari utilizza le zavorre per incrementare il carico, per variare lo stimolo muscolare, perché se fosse sempre lo stesso stimolo a carico naturale e basta, molto probabilmente non sarebbe sufficiente poi a uscire da quello stato fisico in cui arrivo, quindi raggiungere lo stato stazionario. Il CrossFit si propone di cambiare sempre esercizio, per cui oggi faccio pull up e thruster, domani faccio snatch e bike, faccio un lavoro cardiovascolare, faccio un lavoro di forza, faccio un lavoro di ginnastica. Questo mix, questa miscela di esercizi permette al corpo di non abituarsi. Parlando con un mio collega americano, anni fa ero molto giovane, feci un allenamento con lui, mi diceva confusion muscle, cioè bisogna confondere i muscoli a far sì che effettivamente non si abituino a quello stimolo. Un altro punto che viene ipotizzato è paragonare il lavoro CrossFit, ad esempio prendiamo un thruster, sembrerebbe che il thruster sia uno dei movimenti che crea uno stimolo altissimo a livello del distretto superiore, perché le gambe vanno a richiamare tanto ossigeno perché hanno dei volumi muscolari più grossi e si va in debito di ossigeno sul distretto superiore. In effetti quello che andiamo a creare con il thruster è proprio una riduzione a livello di arto superiore dell'ossigeno, quindi abbiamo un'ipossia localizzata verso i gruppi più grossi. Andiamo a creare un po' il fenomeno del blow floor restriction, che anche se non abbiamo i laccetti, andate a vedere il video dedicato al blow floor restriction per lo sviluppo del diametro trasverso della fibra muscolare, quindi in cosa consiste il blow flow. Vado a mettere una compressione a livello
prossimale, ad esempio dell'arto superiore, di solito si usa appena sotto la testa dell'omero, sotto il deltoide, e a livello prossimale del femore. Questo fa sì che vado a ridurre il circolo venoso principalmente, perché è più superficiale, e l'arterioso che è più profondo. In questo modo gli studi dimostrano che usando carichi bassi con la restrizione, quindi la riduzione di ipossia localizzata a livello muscolare, ho un reclutamento maggiore delle fibre rapide, fast twitch, quindi vado a reclutare le fibre rapide che hanno un diametro particolare, che di solito recluterei se utilizzassi dei carichi al 70%. Invece con questa metodica possiamo utilizzare carichi bassi, quindi come può essere un thruster in un fran, e ottenere effettivamente un aumento del diametro della fibra, anche se il carico non va a essere il mio 70% del massimale, quindi generalmente si lavora al 20-30%. Ad ogni modo, andate a vedere il video dedicato perché spiega proprio come utilizzarlo. Ho fatto una prova di abbinamento del Blue Flow al CrossFit, per cui provate gli esercizi perché può essere utile. Lo usiamo anche in riabilitazione come metodica, perché serve in particolare nel post operatorio, quando il paziente non riesce a lavorare con dei carichi al 60-70%, perché il muscolo è veramente ipotonico, per cui andiamo a fare questa restrizione, andiamo a lavorare con carichi bassi, ottenendo comunque un aumento di forza, un aumento del diametro della fibra trasversa. Per cui l'ipotesi che si faceva è: ok, io faccio il mio thruster, vado in debito qua, è come se facesse un blow floor extension a livello del braccio, a livello del tricipite, per cui questo aumenta il diametro trasverso della fibra. Effettivamente il thruster è un movimento molto dispendioso da un punto di vista cardiovascolare, si va veramente in affanno a volte, e se volete scegliere un esercizio per sviluppare corpo in maniera globale e anche l'upper body, il thruster è un ottimo esercizio. Bene ragazzi, spero di aver spiegato in maniera dettagliata tutti i punti di questo post, perché molti di voi mi hanno scritto chiedendomi un attimino delle spiegazioni, e il mio punto di vista è, e la mia opzione principale, quella che prediligo, è il fatto che l'allenamento sia costantemente variato. Infatti una delle cose che mi piace molto del CrossFit è che l'allenamento è sempre diverso, e sento il corpo che non si abitua allo stimolo effettivamente, quindi quella è l'opzione che a me piace di più, e sono sicuro che è una delle opzioni che caratterizza anche lo stimolo muscolare e lo sviluppo della fibra oltre alle altre. Per cui ragazzi, grazie per l'attenzione, iscrivetevi al canale, campanella notifica per essere sempre aggiornati con i nostri contenuti. Ragazzi, vi aspetto qua le scimmie per il prossimo video. Rock and roll!